Buongiorno a tutti e bentornati all'appuntamento di Don't Starve. Oggi andremo attraverso la puntata numero 4, ovvero l'espansione della base e cominciamo a conoscere un po' i vari biomi e cosa farne all'interno. Quindi vediamo un po'. Eccoci qua. Fatemi solo controllare. Perfetto. Allora, buongiorno. Siamo all'alba. Stavamo sistemando un paio di cose. Qui dentro c'è il fiore, lo stick. L'abbiamo lasciato a terra, perfetto. Allora, prima cosa da fare, fiori. Fiori, quindi potremmo andare ad esplorare. Questo cos'è? Palude. Qui, il boschettino. Boschettino e andare a prendere un po' di erba. Lasciamo a terra tutto ciò che potrebbe non servirci. Scusate, andiamo a prendere un po' di legna, non di erba. È passato qualche giorno dall'ultima volta, quindi devo un attimo riambientarmi. E allora, per fortuna piove, quindi non dovremmo avere problemi a trovare fiori. Eccoci qua. Cominciamo con un po' di legna. Ah, a quanto pare siamo accorto anche di cibo. Ah no, avevamo fatto un frigo, quindi il cibo sarà probabilmente nel frigorifero. Ok, ottimo. Togliamo un po' gli alberi. Io consiglio sempre di tagliare gli alberi all'ultimo stadio, ovvero questi qui grossi. Costano 15% di un'ascia normale. Però almeno siamo sicuri. Oh, pioggia di rane. Ottimo. Ottimo. Quando succede la pioggia di rane non dovete fare altro che forse sono troppe. Sono troppe. Probabilmente Abigail morirà. Vediamo. Speriamo di no, ma. Sì, è già morta. Ok. Quindi come ci si salva dalle piogge di rane? Con le trappole. Basta fare 3-4 trappole, noi ne possiamo fare solo una. Ottimo. Basta aspettare che la rana si infili dentro la trappola. Così. Presa. Raccogliamo la trappola. Ci facciamo inseguire. La rimettiamo a terra. Ok. Allora, la pioggia di rane succede 90% solo in primavera. Solo in primavera. Quanti fiori abbiamo? Uno. Dobbiamo tornare in base. Questo non era previsto. Assolutamente. Sperando che comunque in base le rane non siano arrivate. Ma ho l'impressione che invece sì. Allora, la rana quando vi colpisce non solo vi toglie un po' di vita, ma vi toglie anche un oggetto random. Benissimo, io qui non vedo rane. Ma invece eccole là, arrivano.
La vedo dura. La Sani ti sta andando a male. Ok, cerchiamo di attirare le rane. Così. Ok, rimane l'ultima. Cercate di non... Ah, lì ce ne sono ancora, va bene. Vabbè, la cosa buona è che abbiamo preso un bel po' di mangiare per un bel po' di tempo. Perché le rane sono considerate carne, quindi ottimo per fare polpette. Dobbiamo cercare di eliminarle tutte. Fiore. C'è un altro fiore. 4. 5. E 6. Perfetto. Cosa ci manca? 3 legna. Scusate, 3 erba e un twigs. Perfetto, almeno abbiamo l'ombrello. Ora proviamo a riscaldarci. E se tutto va bene siamo fuori pericolo. Fiore quasi pronto, le rane di notte dormono. Allora, questa qui a sinistra è la tab delle creazioni. Si accede con L2. La prima è per tutti gli attrezzi. La seconda, le varie fonti di luce. Survival, ci troviamo un po' di tutto, da trappole, tende, zaini, cure, ombrelli, un po' di tutto. Food, tutto ciò che riguarda il food, quindi farm, crockpot, frigo, eccetera. Science, tutto ciò che riguarda la scienza. Fight, armature, armi, elmi, strutture, ve le farò vedere più avanti. Refine serve a trasformare degli oggetti in altri, quindi che ne so, il legno si trasforma in tavole, la pietra in cutstone, eccetera eccetera. Magic, se ve lo mostrerò dopo. E dress, ovviamente i vestiti. Allora, ne possiamo approfittare per cucinarci una polpetta. Siamo ancora un po' bagnati, quindi dobbiamo asciugarci per bene. Perfetto, asciutti. Facciamo scomparire queste ultime rane, così che la base rimane... Ehi, ehi, ehi! 1, 2, 3, 4, 5 rane. 4. Due. Dai su. Una. Perfetto. Allora, ci serve un po' di carbone, un po' di legna. Legna siamo a 14, non abbastanza, però... Ci serve cibo, quindi in basso a sinistra. Dovremmo trovare qualcosa di utile.
Ovviamente il mondo è adesso popolato dalle rane, ci metteranno un paio di giorni per tornare ai loro habitat, che sono dove ci sono le pozzanghere. Allora, di solito io cerco di raccogliere i cespugli e portarli a casa, cercando di farmi una base, una coltivazione a casa. Il motivo per cui non lo faccio è perché sta per arrivare l'estate e brucierebbe tutto. Quindi voglio fare una base piccola e gestibile, così che se va a fuoco. Così che se va a fuoco non perdiamo più di tanto. Ecco, questo potrebbe essere interessante. Quest'ape ci sta ancora inseguendo. No. Ok. Allora, queste sono le pietre che contengono l'oro. Come potete vedere, si riconoscono dalla striatura. Fungo ci può servire. Qui dove c'erano i bufali probabile. Ok, sta risultando un po' complicato trovare del cibo, però va bene, raccogliamo funghi. Lì ci sono delle berries. Ecco, questa è una pozzanghera. Qui potremmo pescare del buon pesce. Vi farò vedere più avanti. Ora, quello che io vorrei fare è. Quello che vorrei fare è. Torniamo in base. Cucinare per un paio di giorni e partire verso il bioma della roccia per prendere più ghiaccio possibile ed eventualmente provare a costruire almeno una macchina del ghiaccio. La macchina del ghiaccio è un utilissimo tool che cura o comunque spegne gli incendi durante l'estate, che sono molto frequenti. Abigail credo sia pronta, sì, ok, e allora mi sa che tocca evocarla. Ci avviciniamo in base. Come si evoca Abigail ve l'ho già fatto vedere. È sufficiente uccidere un mob qualsiasi. Uccideremo per nostra comodità quella rana. Fatela attaccare e poi. Moriamo. No. Meno male. Ok, abbiamo preso due hit, poteva andare peggio e invece è andato meglio. Allora, ci serve per forza uno di questi, anche se vi ho detto di non farlo, purtroppo va fatto. Allora, abbiamo ceneri? No. Ci servono cure? Non necessariamente. Mangiamo una polpetta. Qui c'è un bel po' di roba. Allora facciamo un paio di kebab. 1, 2 e 3. Una carne più due vegetable più un twigs ci darà una kebab. Che non è male. Allora abbiamo preso questo, che è ottimo.
per fare un parafulmini. Credo costi 1 e 1. Lo mettiamo qui al centro, dovrebbe proteggere. Abbiamo catturato qualcosa qui, cosa? Un ragnetto, ottimo. E poi possiamo fare un altro kebab. Così. Poi dove avevamo piantato gli alberi? Lì, se non sbaglio, sì, ok. Dobbiamo piantare un altro po' di alberi. Allora, Big Isle di notte è potentissima, quindi se dovete farmare di notte, come adesso, approfittatene. Fa veramente un danno esagerato. Guardate. Simple as that. I ragni ovviamente continueranno ad arrivare e noi continueremo a farli. Bene, per ora il cibo non ci manca, quindi tutto ok. Che cosa lasciamo a terra? Lasciamo sicuramente questo, questo, queste due e questa carne e partiamo. Allora, dov'era il bioma della pietra? Non vicinissimo, non vicinissimo. Potrebbero volerci 2 giorni di viaggio. Ok, abbiamo tutto ciò che ci serve, andiamo. Seguiamo questo sentiero, piantiamo gli alberi. Qui giù piantiamo invece i pini. E poi possiamo continuare. Ok, allora perché è importante piantare gli alberi? Piantare. Principalmente per avere sempre una fonte di legna vicina, quindi non dover viaggiare più di tanto, ma anche perché piantarli a gruppettini contenuti ci permette di creare il carbone senza bruciare praticamente tutta la foresta. È sempre un rischio bruciare un pezzo di terreno in cui sappiamo che potrebbe partire a fuoco tutto. Quindi se lo creiamo noi, contenuto, è più facile. Allora, ghiaccio non ce n'è tantissimo. Ce lo dovremmo fare bastare. Stiamo attenti sempre ad evitare i tall bird perché ad Abigail la consumano. Quindi mi raccomando. Il nostro obiettivo al momento è raccogliere più ghiaccio e oro possibile. Ecco, ci hanno visti. Problemissimo. Dobbiamo andarcene. Andiamocene, 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 per favore. Allora, uno dei problemi di Abigail è che anche lei viene stunloccata. Questo vuol dire che è difficile farla scappare. Però è ancora viva. Quindi o sta scappando o ha ucciso il Talbird. Torneremo a controllare più tardi. Anche perché la luce sta per finire. Ok, come faccio a capire che è ancora viva? Perché dovrebbe spuntare il fiore sulla mappa, infatti, qui. Il Talbird non la sta seguendo, vuol dire che l'ha ucciso. Ottimo, brava.
Qui ci sono ancora dei ghiacci. Allora, per una macchina del ghiaccio servono 15 cubetti. Sarebbe ottimo se riuscissimo ad ottenerne almeno 30. Dopodiché, il passo successivo è raccogliere gear, gli ingranaggi. Abbiamo due possibilità per raccogliere gear. La prima è ovviamente andare a uccidere i vari pezzi degli scacchi. Ecco, andare a uccidere i vari pezzi degli scacchi. La seconda è sperare di trovarli nel deserto. Valuteremo ora qual è la migliore. Ora, cosa ho fatto lì prima? Ho visto che il mio ombrello stava andando a male, quindi anziché aspettare che andasse a male e sprecarlo, ho creato un fuoco, visto che comunque stasera ci saremo accampati qui, e l'ho alimentato con l'ombrello. Vuol dire che dura almeno una notte piena, dovrebbe durare. Questo vuol dire che così il fuoco lì è acceso, per qualsiasi emergenza possiamo tornarci. Noi adesso crafteremo un altro ombrello. Cerchiamo di sfruttare il crepuscolo il più possibile, anche perché domani dobbiamo tornare per forza, perché il ghiaccio si scioglie facilmente durante la primavera e durante l'estate, ovviamente. Ci sarebbe un modo per creare un frigo portatile, ma è complicato. Servono praticamente 9 gemme blu, vanno inserite tutte dentro Chester. E durante la notte Chester diventerà una cooler bag praticamente. Come vi dicevo, approfittiamo più che si può per... Perfetto, abbiamo finito il piccone, ce ne possiamo tornare. Cosa manca? 4 twigs. Oh, questo è un problema, ma per fortuna siamo fortunati. 2, 3, carota, fiore, fiore, twigs. Ok, qui c'è un bel po' di mangiare, quindi fa sempre bene raccoglierlo. Ok, dobbiamo tornare al fuoco prima che si spegne. Eccolo là. Sarebbe ottimo fare una tenda in questi giorni. Ho un sacco a pelo. La tenda e i sacchi a peli servono praticamente per dormire e recuperare un po' di sanity. Il sacco a pelo è monouso, quindi una volta che dormite una notte si consuma. Mentre la tenda ha, se non sbaglio, 6 usi, quindi un po' più efficiente. Allora, il fuoco si sta per spegnere. Il fuoco si sta per spegnere. Mettiamo due log e dovrebbe bastare per tutta la notte. Purtroppo continua a piovere. Diamo uno sguardo nel frattempo dove avevamo trovato gli ingranaggi. O i pezzi degli scacchi.
Sicuramente non nella prateria. No. Ah, eccoli là, abbastanza lontanucci. Abbastanza lontanucci, lì ci sono anche gli alfieri che sono pericolosissimi. Quindi proveremo prima a farci un giro nel deserto che è molto vicino alla nostra base. E poi, male che va, nostro malgrado, dovremo provare ad andare direttamente alla fonte. Dovremmo avere, credo, ancora 4 giorni. E prima che inizi l'estate. Evil Flower, oh, qui c'è una bella lancia che ci può tornare utile. Perfetto, la pioggia è finita. Andate in pace. Ok, speriamo di asciugarci in fretta. Sarebbe una buona idea accendere un fuoco, ma in realtà no. Potremmo provare a creare un po' di carbone riscaldandoci nel frattempo. Dovrebbe funzionare. Va bene, non è tantissimo però. Quando viaggiate, cercate sempre di guardare la mappa per trovare i punti che sono ancora oscuri, come in questo caso qui. Così da poter sbloccare il prima possibile la mappa. Lì ci sono un sacco di fiori che purtroppo vanno raccolti. Anche perché la nostra ghirlanda ha poca vita. Ci siamo ripresi nonostante la sanity stia continuando a scendere. Però va bene così perché siamo a casa. Ci mangiamo un kebab. Raccogliamo questi due bifferellini e siamo ancora. Ok. Allora, il ghiaccio è salvo. Aspetta. Vediamo un po'. Dobbiamo creare un paio di cose. Intanto una thermal stone. Oh, non abbiamo twigs. Le abbiamo. Allora, la thermal stone è una pietra che praticamente ci aiuta a mantenere determinate temperature. Dove andiamo a finire? Qua. Questa pietra praticamente prende la temperatura dell'ambiente in cui sta. Noi la mettiamo nel frigo e la facciamo congelare. La carne sta andando a male.
La facciamo congelare così che in estate la possiamo portare appresso e rinfrescarci. Allora, ci servono tante corde. 6 corde. Una, due, tre. Quattro, cinque e sei. Qui noi cosa facciamo? Facciamo dei rack in cui seccare la carne. La carne secca dura più a lungo. Allora, dobbiamo cercare di cucinare più carne possibile per evitare che vada male. Voi direte, ma le polpette non vanno male anche? Sì, ma ci mettono molto di meno. Molto di più, giusto. Cioè la polpetta ci mette molto di più a spoilare. Soliti ragni. Uno di questi, due di queste. Il problema è che continuiamo a generare carne. Ok, va bene, buono per l'estate. Dovremmo andare a prendere un po' di legna domani. Legna e carbone. Ah, carne. No. Cosa ho preso? Ah, un seme. Ah, un escremento di Glommer. Combustibile. Non molto utile. Dovrebbe produrlo ogni 3-4 giorni. Ok, ingranaggi domani mattina, anzi non legna, ingranaggi. Ci portiamo queste due polpette. Oppure ci prendiamo una polpetta e un kebab. Qui lasciamo. Allora, con R2 potete accedere all'inventario e fare un po' di ordine. Io di solito metto le prime 5 risorse primarie nei primi 5 slot. Così. Sempre sotto controllo cosa fare. Poi lascio giù la pietra che non ci serve, le ragnatele, la palla ci serve, no, l'oro, e ci portiamo appresso queste due cose che ci possono sempre servire. Andiamo, si va da sopra, sì. Cerchiamo di evitare conflitti non necessari. Ok,
Il deserto è un ottimo luogo in cui farmare twigs e paglia, erba, quindi twigs e grass. Questo è anche uno dei motivi per cui stiamo andando. Ah, ho dimenticato la thermal stone. Ok, questo è un errore che voi non dovete fare. Quando si parte al limite tra una stagione e l'altra, si deve essere sempre pronti alla stagione dopo. In questo caso noi non ci siamo portati thermal stone. Un martello lo possiamo fare, sì. Martelli servono a spaccare le ossa sono fondamentali per l'agricoltura. Perché le ossa più la cacca ci permettono di creare dei fertilizzanti. Ok, quello che faremo praticamente adesso è cercare di aprire più palle di fieno possibili, sperando di trovare più gear possibile. Sono rari, potremmo trovarne zero, come potremmo trovare tutti e tre quelli che ci servono, quindi speriamo bene. Ecco, abbiamo trovato uno. Andiamo. Raccogliamo anche qualche cactus, già che ci siamo, i cactus rinfrescano. Non tanto quanto i watermelon, però. Quindi il top sarebbe avere dei watermelon. Di regola l'estate è l'ultima delle stagioni quando si parte in autunno, quindi c'è tutto il tempo per creare le farm. Ok, queste caprettine per fortuna non sono aggressive, quindi potete girare tranquilli con Abigail, nulla succederà. Potrebbero occasionalmente diventare aggressive quando con un fulmine si caricano le loro antenne. Sono una specie che va farmata in late game. Danno il corno e il latte, che sono abbastanza utili. Io non mi ricordo se qui c'era una base di cani oppure no. Sì, infatti, eccola. Non sono un problema i cani con Abigail, quindi fateli pure farmare con tranquillità. Potremmo dargli una mano in effetti. Farmando i cani, cercate sempre di prendere i denti, così da poter costruire delle trappole in base. Lì c'è una piuma che potrebbe servirci. Cos'è questo blueprint? Ice cube. Ah, il cappello a forma di ghiaccio. Abbiamo l'inventario pieno. Cosa si fa per svuotarlo? Si cerca di eliminare roba inutile, come ad esempio i seeds. Per il momento sono inutili. Stessa situazione di prima, facciamo un fuoco. Gli mettiamo dentro l'ombrello e noi ce ne facciamo un altro. Pioggia di rane di nuovo. Per fortuna è sera, Abigail dovrebbe essere un po' più forte. Spero che arrivi la notte in fretta, così diventi ancora più forte. Oh, anche i cani. Questo potrebbe essere un problema.
Gigantesco. Per fortuna le rane stanno attaccando i cani e i cani stanno attaccando le rane. Chissà quanto potrà durare Abigail. Spero tanto. E invece è morta. Ok, lasciamo che le rane ammazzino i cani. E cerchiamo di raccogliere il più possibile. Orca. Ok, siamo salvi. Siamo salvi, ma dobbiamo fare molta attenzione. E andarcene in fretta soprattutto. Purtroppo in primavera le piogge di rane sono molto 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 frequenti. Quindi c'è da essere pronti. Va bene, è andata benissimo, è andata benissimo. Poteva andare molto molto peggio. I cani stanno attirando le rane. Perfetto, perfetto, perfetto. L'unico problema è che sta piovendo fortissimo. Guardate qui, guardate. Spero solo che non vincano i cani, perché se vincono i cani, se vincono i cani, siamo fregati. Mi sembra che stiano vincendo le rane. Ah, abbiamo anche dei cactus, ottimo. I cactus servono a dare sanity, come vi ho già detto precedentemente. Perfetto. Perfetto, i cani sono scomparsi. Aspettiamo la notte. Diciamo che non è andata malissimissimo. Nonostante abbiamo trovato un solo gear. Possiamo usare? Questo come fuel. Dobbiamo liberarci di un po' di spazio. Vorrei continuare un altro giorno di ricerca. Se possibile. Ok, continuiamo verso sud perché qui cosa c'è da raccogliere? Ah, c'è ancora tanta roba. Ah, eccoli, quello è un nido di cani. Questa piccola statuina che vedete là. Ah, ecco qui. Come immaginavo, lì c'è un intero villaggio di cani. Quindi c'è da stare attenti. C'è anche tantissimo oro. Ottimo, ottimo, ottimo. Ma noi non siamo qui per i cani, siamo qui per i gears. Vorrei provare ad andare anche dove ci sono le caprette, perché potrebbe essere successo che le rane abbiano attaccato le capre. Quindi di sicuro troviamo o carne di capra o carne di rana. E siccome in estate saremo molto probabilmente chiusi in base senza poter andare in giro più di tanto, se riusciamo a raccogliere più roba possibile è meglio. Due gears, dai! Manca l'ultimo. Manca l'ultimo. Eccole qua le capre. No. Sembra che le rane qui non ci sono arrivate. Dai, non chiedo molto, solo un gear. Mi sa che lascio giù questi e prendo queste. Quindi
ogni caso dobbiamo tornare in base. Passiamo dal re dei maiali, scambiamo un paio di trinket con un po' di oro. Non credo comunque abbiamo un altro gear, mi ricordo che ne avevamo raccolto solo uno. Quindi dovremmo comunque trovare un'altra soluzione. Se potessimo trovare anche un solo cavallo. Come vi avevo spiegato, il re maiale e il pappagallo danno oro in cambio di alcuni trinket. Torniamo anche perché abbiamo lo zaino pieno e non è una buona idea andare in giro con lo zaino pieno. Tagliamo un po' di legna fino a che l'ascia non si consumi. Andiamo. Ricordatevi sempre che quando usate Wendy e siete senza Abigail, ovvero senza il fantasma, siete scarsi e deboli. Quindi evitate a qualsiasi costo qualsiasi tipo di rischio. Rane contro api. No, contro talpe. C'è un po' di cibo. Raccogliamo sempre il cibo, sempre, sempre, sempre. Allora. Qui non abbiamo gears. E qui neanche. Bene. Come previsto. Siamo indietro di un gear, se non sbaglio, adesso ricontrollerò. Ma sono abbastanza convinto. Ragno che attacca il nostro coso. Spacchiamolo tutto. Sperando che non arrivino gli altri 7 miliardi di ragni. E stanno arrivando, infatti. Ok, via. Come dicevo, cercate di evitare qualsiasi fonte di danno, quindi aggrate i ragni verso di voi e poi spostatevi. Cerchiamo di cucinare il più possibile. Allora, mettiamo i gears qui dentro. E il resto dentro Chester, prima dobbiamo fare un po' di ordine. Dobbiamo fare un po' di ordine. Golden Fit, ma non abbiamo abbastanza legna. Oh. A quanto pare i ragni vogliono la guerra. Quindi
Ma noi non gliela daremo. Cosa abbiamo da cucinare? Una berry e un paio di queste. Due, tre e quattro. Allora, vediamo cosa serve per la Flingomatic. Due gears! Ah, ricordavo male, meno male. Meno male. Allora possiamo farne almeno uno. Ok. Questo cambia tutto. Ottimo. E allora, ci serve l'oro. Facciamo un paio di questi. Un diodo. Quanti ne servivano? Due diodi e 15 ghiaccio, perfetto. Due diodi ce l'abbiamo. I gears ce l'abbiamo e il ghiaccio ce l'abbiamo. Ora, un errore importante da non fare è lasciare fuori dal range il fuoco. Quindi così. Ok, lo dovremmo costruire qui. A meno che non decidiamo di... No, no, non possiamo sacrificare nulla. Ok, allora dobbiamo stanare quel coniglio. Via. E così possiamo costruirlo. Così, altrimenti lo mettiamo proprio qua, così che copre tutto e spostiamo il fuoco, che forse è la scelta più saggia. Ok, allora, questo è quello che faremo. Colgo l'occasione per spiegarvi anche come si spostano le strutture, che non si spostano, però vabbè. Dov'è il nostro martello? Ecco qua. Allora, il martello, voi distruggete praticamente ciò che volete spostare e vi viene restituita una parte delle risorse che avete usato. Meno della metà comunque, quindi non vi consiglio di farlo spesso. Va a finire che mo siamo senza pietra, no? E lo rifacciamo un po' più in là. Così siamo sicuri che il fuoco non si spegne e che la base è salva. Il ghiaccio può essere usato come filler, quindi adesso che abbiamo costruito la macchina, no, possiamo cucinare. 9 fiori, stanno andando male, siamo senza ghirlanda. Ecco, avete appena assistito a un fulmine che stava per prendere a fuoco la nostra base, ma per fortuna avevamo il parafulmine. Quanti fiori ci servono? 10, 11, 12. Ghirlanda. Va benissimo, il ghiaccio si sta sciogliendo e noi lo cuciniamo. Quanta carne abbiamo ancora? 20 che stanno andando male? No, perfetto. Dobbiamo cominciare a fare l'ombrello, quello professionale, più resistente.
Le piogge stanno diventando sempre più forti. Ok, per il momento dovremmo essere ok. Aspettate che attacchi e poi 1, 2, 3 e via. Ottimo, combustibile ci serviva. Lasciate Abigail al suo lavoro. Ottimo, devo dire che anche la location in cui abbiamo fatto la mappa è stata ottimale per noi, perché avendo un nido di ragni qui a fianco abbiamo praticamente free farm forever. Ah, il problema è ora la sanity. Riscaldiamoci in fretta, perché la sanity sta scendendo abbastanza velocemente. Ci mangiamo due cactus e siamo a posto. Mi raccomando, quando la goccia scompare, aspettate che tutto l'inventario torni secco. Ecco qua. Ancora una ragnatela. Che ci mette un po' di più ad asciugarsi. Fatto. Subito due cactus. Uno, due. E come potete vedere ci siamo ripresi abbastanza in fretta. Facciamo un ultimo kebab. Ok. Ed eccoci qua di nuovo. Questo è tutto per oggi. Siamo al giorno 20. Tra un paio di giorni dovrebbe iniziare l'estate. E così vi mostrerò, insomma, come sopravvivere in estate e successivamente un'ulteriore espansione della base. Non siamo riusciti ad andare in tutti i biomi come avrei voluto, ma tra piogge di rane, attacchi di cani e tutto quello che avete visto non è stato facile. Quindi alla prossima, continuate a seguire Don't Starve stagione 1.